Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, ha preso parte come cantante in gara al Festival di Sanremo per 7 volte, vincendolo nel 1987 insieme a Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi, e lo ha anche condotto per 3 edizioni, nel 2011, 2012 e 2023, quest'ultima insieme ad Amadeus. Nel 2010, a Marina di Carrara, gli è stato conferito il premio Lunezia per la qualità musical letteraria dell'album Grazie a tutti. È stato inoltre presidente onorario del Bologna dal 2010 al 2014. Gianni ha un profilo Instagram dove è molto attivo e dove condivide sempre momenti di vita quotidiana con la sua famiglia, con i suoi amici o cose che riguardano la musica. In ogni caso, il suo sorriso è indelebile in ogni scatto che pubblica e riesce sempre a regalare un momento di gioia ai suoi follower. Purtroppo di recente ha dovuto fare uno strappo alla regola per salutare un artista meraviglioso che ci ha lasciati proprio in questi giorni, Toto Cutugno. Toto Cutugno, un italiano vero, se n'è andato autore e interprete della grande tradizione italiana. Comincia così la dedica che Gianni ha pubblicato su Instagram per il suo amico e collega che ci ha lasciati in questi giorni. Ha scritto una delle canzoni italiane più famose del mondo, l'Italiano. Ci conoscevamo da sempre, ciao Toto. La tua musica sale in cielo.